Una foto con voi nella voglio fare, però. Già mi fai una foto con loro, come giusto che sia. Un attimo solo, un secondo solo. No, non sono emozionato magari, abbiamo a che fare qui con... Oh, ecco, adesso va bene. No, ecco, così va bene, ok, grazie. Anche la mando subito. Sì, anche appunto per un'ora, scusa. Va bene, ok. Un applauso che grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie. Adesso premiamo. Voglio una promessa da parte di Caterina, ne approfitto perché altrimenti poi tu no, approfitti perché mi sono fatto, adesso sai che non ti sapevo. Sono due numeri di Eudonia che noi aspettiamo un'intervista sua, ma poiché ancora non è arrivata, io sono perché il numero che potevo dire. Certo, ma infatti io allora. Si va sicuramente tu dovrai rispondere alle mie domande. Non delegherò più nessuno, allora, facciamo, io propongo questa tua proposta e te la ribalto. Io faccio l'intervista a te, siamo l'intervista in giornale. Perfetto, benissimo. Allora, adesso. Per me è un piacere veramente, un onore innanzitutto premiare chiunque, perché qualunque sforzo in questo senso è veramente meritevole di essere premiato. Però sono onorata di essere stata incaricata da due direttori prestigiosi, per i cui giornali io scrivo, per ritirare anche per loro l'attestato di collaborazione che il presidente e tutta la giuria hanno voluto appunto attribuire. Uno si chiama Giovanni Zambito ed è il direttore. Giovanni Zambito, che ci ha fatto l'intervista, ecco. Sì, che è il direttore di un quotidiano online italiano. E poi c'è Patrice Gaspari, è di origine italiana, lui vive in Francia, ha un magazine bimestrale a tematica fissa. Praticamente io scrivo, ho la fortuna e il piacere di scrivere per loro ormai da 3 anni. E quindi ritiro il premio, io glielo manderò, lo farò pervenire, lui non era nemmeno in Francia, questo bimestrale è reperibile solamente tramite abbonamento, non c'è né nelle edicole né nelle librerie, ed è distribuito in tutta Europa. Quindi io farò pervenire ad entrambi i direttori questo premio, che sicuramente poi provvederanno personalmente a ringraziare. Un altro premio che io... Sì, adesso lo facciamo. Non puoi fare la roba, vuoi dire che lo sì, parole, no. Sono lei va andando in cielo. Stiamo facendo già una cosa. Dopo quella roba. Un'altra persona che mi piace premiare è Felice Maria Porticchio. Nonostante i suoi impegni, notevoli impegni, perché viene alle spalle una pièce teatrale che ha fatto qui a Roma sul ritorno di Franco e Ciccio, i famosi Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che ci hanno fatto tanto sorridere. Ecco, lui si è cimentato in un revival, diciamo, che di solito sono cose un po' rischiose, ma l'ha superato l'esame molto egregiamente. Ha al suo attivo tante cose, ha scritto 4 libri, adesso ne ha un altro in uscita proprio sul cinematografo ed ha molti molti progetti in campo, tra cui c'è anche quello, se accadrà, non lo so, spero, di portare in scena in teatro un racconto mio tratto dal mio terzo libro La vita appesa ai muri.
quindi tanta, tanto successo da parte mia. E anche Zia Bettina. E anche, ecco, sì, 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 hai ragione. E anche Zia Bettina farà un lungometraggio su Zia Bettina, sì, per la gioia di Milena. Per filmato. La gioia di Milena, un filmato, quello sì, che poi lui giudicherà, lui okay. Giudicherà. Ecco, e qui c'è Felice Maria. Grazie a tutti, grazie all'Associazione Lila, premio 8 milioni, il presidente, caro dottor Mancini, Maria Pia, la grande artista Milena Petrarca, la grande Caterina Guttadauro. Come avete capito sono richiestissimo da tutti e di questo ne sono felice, ho dovuto comprare una doppia agenda spero insomma di regalarvi ancora tante cose belle come ho sempre detto anche in tante interviste il premio, il riconoscimento per me è un atto di responsabilità per cercare di fare sempre di meglio, di regalare grandi emozioni al mio pubblico. Grazie. Fateci tutti così, momenti di gloria, forse con tutti su, tutti lì. Sì, perché sono troppo lontano. Perché lui è troppo alto. E allora no, perché sembriamo dei nani. Salite anche sopra le sedie. Adesso, grazie. Per la serie gli ultimi saranno i primi.